Buongiorno a tutti, io appunto vi parlo del progetto che è stato citato già ieri un paio di volte ed è uno di quei progetti che sta nello spicchietto dei progetti concentrati sulla comunicazione e quindi sulla prevenzione, sulle misure preventive nella gestione delle specie aliene invasive. È infatti un progetto di informazione e comunicazione iniziato a fine 2016 e che terminerà nel marzo 2020. ISPRA è il coordinatore e gli altri partner sono partner importanti, abbiamo Federparchi, Legambiente, c'è la Regione Lazio che è molto attiva sul tema, Università di Cagliari per la parte botanica, NEMO che ieri avete visto è molto attiva in diversi progetti, è molto specializzata e una società di comunicazione per l'appunto. I cofinanziatori sono il Ministero dell'Ambiente e questo diciamo dà anche un'indicazione dell'importanza che il Ministero ritiene abbia un progetto di comunicazione su questo tema e quattro parchi nazionali più o meno che coprono da nord a sud l'Italia. L'idea del progetto nasce da tutte le cose di cui abbiamo già parlato in parte ieri, ovvero da un contesto politico che recentemente diciamo, ha approvato e ha fatto entrare in vigore una normativa importante a livello europeo, che è il regolamento 1143, e il recentissimo decreto legislativo che stavamo in realtà aspettando da un po', ma anche una serie di strumenti volontari elaborati nell'ambito della Convenzione di Berna che diciamo, sono rivolti ai vari gruppi di interesse coinvolti nella tematica. Quindi un mondo scientifico, un mondo politico molto attivo su questa tematica, ma d'altra parte abbiamo rilevato ancora una scarsissima conoscenza da parte non solo degli addetti ai lavori, ma in particolare dell'opinione pubblica. L'ultimo sondaggio dell'Eurobarometro a livello europeo, sulla domanda quali sono le minacce alla biodiversità, quali ritenete le minacce più importanti alla biodiversità, come vedete, le persone mettono all'ultimo posto la problematica delle specie aliene. Quindi da qui parte l'idea del progetto, che ha come obiettivi da una parte informare sul regolamento, ora sul decreto, in particolare le amministrazioni pubbliche che saranno attuatrici prime, principali del regolamento stesso, per contribuire a farlo applicare in modo corretto, implementare in modo corretto. Abbiamo visto ieri che insomma, diversi passaggi hanno ancora bisogno di un chiarimento, questo ISPRA lo sta facendo proprio con un lavoro quotidiano con il Ministero dell'Ambiente e questi risultati, insomma, questi chiarimenti verranno insomma, quanto più possibile chiaramente discussi con le regioni e presentati alle regioni. E poi l'altro obiettivo del progetto è quello di aumentare la consapevolezza di tutti noi, in merito a questa problematica, in modo da incoraggiare l'adozione di comportamenti responsabili. Ognuno di noi, in realtà, nella vita, o consapevolmente o inconsapevolmente, ha trasportato delle specie aliene, invasive o meno, e quindi l'essere a conoscenza di questa problematica e quindi adottare dei comportamenti più attenti è l'unico modo, secondo noi, per ridurre effettivamente il rischio di nuova introduzione e anche mitigare gli effetti di quelle, insomma, delle introduzioni già avvenute. La strategia generale si basa sostanzialmente su quattro filoni di lavoro. Abbiamo, da una parte, regolarmente fatto uscire dei comunicati stampa che spiegano i diversi aspetti legati alla problematica, prendendo spunto magari da un convegno oppure da un momento particolare. Abbiamo d'estate lanciato un comunicato stampa sulle specie aliene nel mare Mediterraneo, abbiamo fatto un comunicato sulle specie aliene legate al climate change e poi dove ASAP è già andato con qualche attività, fornito dei comunicati, dei dati sulle regioni in cui si stava lavorando e quindi diciamo, dei comunicati che coprano tutte le possibili problematiche per dare informazioni in merito. Abbiamo fatto interviste radio, interviste TV e diciamo, abbiamo anche avuto una buona risposta perché
limitatamente alla conferenza stampa di lancio del progetto, che di fatto non dava dei nuovi dati, insomma, ma presentava l'impianto del progetto, questa conferenza stampa è stata coperta da 5 servizi sulle TV nazionali che ci hanno anche un po' stupito, insomma. E nel corso dell'ultimo anno sono stati 8 questi comunicati stampa un po' più poderosi che abbiamo lanciato, con 158 articoli ripresi su web e su carta stampata. L'altra strategia è quella di cercare delle collaborazioni formali o non con le principali associazioni di potenzialmente coinvolte nella problematica, e quindi abbiamo contatti e una formalizzazione di collaborazione con l'AMBE, l'Associazione Nazionale Vivaisti Esportatori, che è disponibile a rilanciare con tutti i loro associati sia i materiali che verranno prodotti, ha già fatto, diciamo, un articolo sul loro annuario, sul live, e quindi su tutto il programma di lavoro, e così anche con altre associazioni secondo noi rilevanti in questo ambito, come l'Unione Italiana Zoo e Acquari, con cui abbiamo fatto una giornata insieme sulle specie esotiche, con cui abbiamo già programmato una serie di incontri congiunti, una serie di eventi congiunti nei vari zoo, per proprio sensibilizzazione e informazione sulla problematica dei diversi visitatori. Siamo stati con i veterinari di animali esotici, con l'Associazione Veterinari di Animali Esotici, con cui stiamo lavorando per mettere a punto una brochure con tutte le indicazioni, per esempio in particolare su trachemis, su come i proprietari di trachemis possono appunto denunciarla, e quindi tramite loro potrebbero, insomma, abbiamo chiesto il loro aiuto e sono stati molto disponibili a riguardo, per poter diffondere, insomma, sia il messaggio del dovere, dell'obbligo di denuncia dei propri animali esotici, ma anche proprio loro sono una figura fondamentale per noi, secondo noi, sia come sentinelle che cosa succede nell'ambito di questi dei proprietari di animali esotici, ma anche potrebbero dare una grossa mano proprio pratica nell'aiutare i clienti a fare la denuncia e comunque a tranquillizzarli in merito alla possibilità di continuare a tenere gli animali, insomma. E quindi questo lavoro con le associazioni, insomma, ci puntiamo molto, e secondo noi è essenziale. L'altra linea d'attività, che in realtà non è ancora partita, è partita solo nell'ambito botanico con una fiera, è quella di essere presenti nelle maggiori fiere nazionali, sia di orticoltura, di caccia, di pesca, di pet esotici, proprio per informare su che cosa, semplicemente di stare attenti, cioè di stare attenti nel momento in cui si decide di prendersi una specie, per esempio esotica, che sia aliena invasiva. Cioè, in questo momento, da una parte è proibito, diciamo, l'acquisizione di quelle in lista, ma al di là di quello, il messaggio che vogliamo portare è di quello di insomma, informare sulle possibili conseguenze nel momento in cui hai a che fare con specie esotiche invasive, e quindi, insomma, un'attenzione e una sensibilizzazione rispetto a questa problematica. E infine abbiamo nuove campagne più classiche, se così si può dire, di comunicazione, di informazione. Nuove campagne perché abbiamo individuato 9 target group su cui appunto calibreremo queste campagne. Abbiamo pubbliche amministrazioni, aree protette, in alcuni casi orti botanici, cacciatori, pescatori, commercianti, insomma, veramente abbiamo coperto anche forse troppo. In alcuni casi faremo, per esempio nel caso delle aree protette, lavoreremo a doppio binario, ovvero sia formando gli operatori tecnici che dovranno andare ad applicare il regolamento, sia formando quegli operatori didattici che poi saranno quelli che andranno a confrontarsi con i visitatori. E proprio rispetto a questo argomento, quello che abbiamo fatto nell'ultimo anno, nell'anno scorso, insomma, è stato formare i formatori, cioè i cosiddetti, quelli che noi chiamiamo i moltiplicatori di conoscenze, ovvero abbiamo fatto 12 corsi formando più di 500 operatori didattici
di zoo, di orti botanici, di musei scientifici, di aree protette, ovvero tutto quel personale che quotidianamente poi si trova ad interagire con i visitatori e che quindi può, da una parte, assicurare la diffusione di una corretta informazione, e di una disseminazione di conoscenze rispetto a questa problematica, non solo durante il progetto, ma soprattutto dopo la fine del progetto LIFE. Su due campagne volevo porre un attimo di attenzione in più, perché se ne è parlato ieri, ovvero la campagna con le pubbliche amministrazioni, che ovviamente si concentrerà sul decreto legislativo, sul regolamento e sul decreto. Abbiamo preparato delle lezioni di e-learning che saranno a disposizione di tutti sia le direzioni, insomma, regionali, compreso il servizio fitosanitario, sia anche però tutti quei soggetti pubblici in qualche modo interessati all'applicazione, quindi anche per tutto il personale di ispezione transfrontaliera, doganale, ma anche i carabinieri forestali che sono chiamati in causa. Con loro abbiamo un accordo di collaborazione e di formazione. E poi elaboreremo una guida tecnica dedicata sempre all'applicazione del regolamento, e comunque siamo a disposizione per un costante confronto sulle possibili difficoltà applicative, quindi da risolvere sempre in collaborazione con il Ministero. E l'altra campagna è quella con la comunità scientifica. Abbiamo avviato un percorso partecipativo, chiamando, diciamo, a lavorare insieme a noi le principali società scientifiche, italiane, sia per quanto riguarda le specie vegetali che animali, per poter, sviluppare una proposta di lista di specie aliene invasive di rilevanza nazionale, cosa prevista dal decreto legislativo. Quindi abbiamo messo in piedi cinque gruppi tematici di lavoro, abbiamo già fatto specie marine, specie vegetali terrestri, di acqua dolce, invertebrati terrestri, invertebrati di acqua dolce, vertebrati. Abbiamo fatto quattro workshop già di lavoro, basandosi sulla procedura di cui ha accennato, anzi ha ben parlato Daniela Gigante prima, di Horizon Scanning, proprio per fornire anche a livello nazionale una lista di priorità che poi ovviamente il Ministero deciderà se e quando e come accogliere, ma comunque il lavoro tecnico è avviato e siamo anche in questo caso contenti della risposta positiva di tutti, insomma, della collaborazione. E gli strumenti, insomma, non sono, devo dire, particolarmente originali, magari saranno oggetto di discussione. Abbiamo ovviamente degli opuscoli informativi, abbiamo tradotto e sintetizzato tutti i codici di condotta che erano disponibili per ora solo in inglese, quindi faremo delle versioni molto, anche molto light da diffondere nelle varie aree di interesse. Organizziamo seminari, organizziamo giornate di confronto, dei corsi, insomma, per poter veramente arrivare a più persone possibili. Sarà lanciata il prossimo mese un'app per potersi avvicinare meglio ai ragazzi, perché c'è anche tutto il lavoro con le scuole, che sarà fatto principalmente nelle aree protette nazionali cofinanziatrici del progetto. E abbiamo un sito web che abbiamo intenzione di implementare un pochino, perché adesso è un po' così, però insomma, in cui cerchiamo anche, per esempio, di dare informazioni non strettamente legate al nostro progetto. L'obiettivo è quello di sensibilizzare sulla problematica, quindi può anche essere tranquillamente un collettore oppure un reindirizzatore di informazioni, perché il nostro obiettivo è quello, non deve esserci per forza, insomma, l'AIFA sopra. E abbiamo concluso adesso un video, anche lì, di sensibilizzazione per il grande pubblico, e un altro è addirittura d'arrivo, specificatamente pensato per i viaggiatori negli scali aeroportuali, perché avremo anche l'azione negli aeroporti con un info point a Fiumicino che partirà dal prossimo mese, e poi abbiamo, insomma, preso accordi per poter far girare questi video, insomma, all'interno dell'aeroporto, che hanno come focus le specie aliene invasive,
che hanno impatti sulla biodiversità, quindi che un po', insomma, che va un po' a completare anche tutte quei video, quelle informazioni fitosanitarie che sono essenziali e che sono già presenti negli scali. Quindi in conclusione, l'adozione degli strumenti normativi per noi è ovviamente molto importante, ma non riteniamo siano sufficienti. Le invasioni sono il risultato di azioni umane e quindi è essenziale cambiare sostanzialmente i nostri comportamenti, e quindi riteniamo che con informazioni rigorose e con la sensibilizzazione e il coinvolgimento di tutti i settori della società, queste siano le chiavi, insomma, per prevenire nuove introduzioni e nuove invasioni e ridurre gli impatti di quelle già presenti. Per sostenere ASAP, pensateci, fateci sapere, sicuramente ci sarà un ambito, insomma, in cui potete aiutarci, potete partecipare, e a volte basta solo una foto. Grazie.